Ciao amici, sono venuto qui, vi porto su un posto perché provo a fare delle esposizioni lunghe, sono a Punta Sabbioni, andiamo a vedere un pochino com'è il posto. Quello che cercherò di fare è utilizzare un filtro neutro per fare un'esposizione lunga su questo contesto qui. Come avete visto, là in fondo c'è un faro, non so se l'avete visto bene, c'è proprio la posizione giusta qui. Adesso c'è anche poca gente che andrà via, il sole sta andando giù, quindi utilizzerò dei filtri neutri che mi permetteranno di allungare i tempi di esposizione e vediamo cosa viene fuori. La situazione è questa: adesso io mi porterò un po' più avanti, adesso vediamo lì così, in modo da non avere la spiaggia alla mia sinistra e aver solo proprio l'entrata, la pedonabile sul faro, e avrò l'acqua alla sinistra e alla mia destra con un'esposizione lunga con un po' un grandangolo, 24 mm. Dovrei riuscire a catturare una bella scena. Ormai il sole sta andando giù, quindi andiamo a vedere cosa riesco a tenere. Ecco la scena che ho davanti. Per prima cosa però vado a montare un filtro neutro della Gobbe a densità variabile, così vado meglio. Non serve un ND10 qui per fare le foto, quindi dovrebbe bastarmi questo. Ovviamente devo togliere il paraluce prima dall'obiettivo. E andiamo a montare il filtro neutro. Il filtro neutro ha questa caratteristica, vedi che è già scuro, però quando io vado a ruotarlo mi scurisce sempre di più e quindi va benissimo per questa tipologia di foto. Alziamo un po' gli ISO perché mi vedete molto male, perché comunque il filtro neutro a densità variabile, anche quando è al minimo, comunque toglie un po' di luminosità ND400. Adesso vado a fare qualche foto. Non so se questi spezzoni video saranno rumorosi perché sono a 4000 ISO, perché ancora sul filtro, anche se al minimo. Durante gli scatti, visto che ho la zona sottostante più scura del cielo, vado anche a utilizzare questo filtro neutro digradante e lo piazzo proprio sopra, vedi? Ah, ah. L'andrò a piazzare davanti, quindi ci sarà una somma di filtri, ci sarà anche un calo qualitativo probabilmente, ma credo che non si noterà tanto, quindi facciamo altre foto.
Adesso ce l'ho anche di parte, ma il bello della Canon EOS R è che posso switchare tra foto e video, perché sto registrando con la Canon EOS R e non perdo mai le impostazioni che ho. Quindi sul video ho delle impostazioni, tieni in memoria quelle, e quando switcho sulla fotografia ho le impostazioni che utilizzo per fare delle esposizioni lunghe. Gran cosa Canon, grande. Cavoli, sono a 8000 ISO, quindi registro adesso questa cosa perché sta diventando sempre più buio. Se il video ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale, metti un click sulla campanellina per rimanere aggiornato sulle mie prossime pubblicazioni e condividi ovviamente questo video con amici e appassionati di fotografia. Ma alla fine è complesso fare questo tipo di fotografia? No, è molto semplice, perché ti basta una buona fotocamera, un buon treppiede che la tenga bella ferma e un filtro neutro. Adesso che fa buio presto ti basta anche un filtro neutro a densità variabile, non eccessivamente scuro. Questo qui arriva a un massimo ND 400, anche un po' meno, dovrebbero andare bene. Insomma, ovvio che con un ND1000 si va alla grande, però forse adesso comincia a essere un po' troppo buio per un ND1000. Era anche venuta fuori la luna, prima era molto bello perché si rispecchiava sul mare, però adesso è venuto su un po' di foschia. A proposito di questa tecnica, se ti chiedi se è possibile applicare il focus stacking in questo contesto, sì, è possibile, devi fare più scatti da lunghi di esposizione e dopo infusione devi stare un po' attento alle zone che si muovono. Il mare si sta anche un po' agitando, dai che facciamo qualche foto prima di andare via.